ringrazio. Sulla strage di Modugno ha chiesto di intervenire il deputato Lello Di Gioia. Prego, ne ha facoltà. Signora Presidente, noi ci associamo alla disperazione, al dolore dei familiari delle vittime. Come giustamente lei sottolineava, oggi ne sono 9, con altri che hanno ovviamente, se sono in pericolo di vita. Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto 50 morti in aziende di fuochi di artificio e soltanto negli ultimi 2 anni ne abbiamo registrati 15. Si capisce bene qual è il problema. Certo, non vogliamo entrare in quello che è l'inchiesta che la magistratura porta avanti. Il dato vero è che abbiamo avuto nell'anno scorso 688 morti sul lavoro, con un'incidenza notevole in questi primi 6 mesi dell'anno 2015, con 11 milioni di persone che sono rimaste ovviamente colpite da quelli che sono i problemi sul lavoro. Che cosa significa questo? Significa che c'è necessità di mettere in moto, come legislatori, quelli che possono essere le forme che danno certezza di controllo nel mondo del lavoro e nelle aziende, per dare certezza al lavoratore che nel momento in cui entra in fabbrica abbia la possibilità di lavorare con tranquillità e non certamente avere la paura che possa accadergli qualcosa. Siamo noi che dobbiamo mettere in moto queste regole più rigide, più incidenti, fare in modo che ci siano più controlli, fare in modo che gli istituti preposti siano all'interno delle fabbriche per evitare che accadano di questi disastri. Vede, concludo, signora Presidente, noi ci riuniamo spesso in quest'Aula a commemorare i morti, vuoi per alluvioni, vuoi per disastri naturali, vuoi per questi incidenti sul lavoro. Credo che abbiamo il dovere e quindi come gruppo socialista metteremo in piedi una proposta forte, e con questo concludo, una proposta forte affinché ci possano essere quei controlli e ci possa essere quella certezza del lavoratore all'interno delle fabbriche. Grazie.